Allora, Salvatore, ci incontriamo dopo 45 anni, tutti e due protagonisti di una realtà come quella dei Fatti di Avola, e ci incontriamo qui a Roma e eravamo sullo stesso posto assieme, tu grande protagonista sindacale ed io studente in lotta, ma non ci siamo mai incontrati lì, ci incontriamo dopo 45 anni a discutere sui Fatti di Avola. Ora io ti volevo chiedere, che esperienza, che ricordo hai di questa, di quella realtà, di quella lotta, in sintesi? L'esperienza di una delle vertenze più dure, più belle, più drammatiche che io abbia vissuto in 35 anni di direzione della CGIL. Era una vertenza a cui ero particolarmente legato perché avevo contribuito a costruirla insieme a Peppe Vaccarella, la Lega dei braccianti di Avola. C'era una forte attesa e una forte tensione perché c'era la questione della parificazione tra Avola e Lentini, che c'erano trattamenti economici diversi, per cui c'era questa cosa forte. E poi c'era una insofferenza dei braccianti nei confronti dei caporali. I caporali erano particolarmente odiosi, sia quelli che reclutavano o Buzzoncinieri a Siracusa, sia quelli che reclutavano ad Avola e sia quelli che andavano a prelevare soprattutto le donne a Ferla, a Buccheri. Nei loro confronti c'era parecchia animosità, per cui la rivendicazione del controllo sul collocamento era contemporaneamente una rivendicazione per la previdenza, per avere segnate le giornate che davano diritto all'assistenza sanitaria, oltre che a quel minimo di disoccupazione, ma era anche una rivendicazione di dignità, cioè finalmente potersi affrancare da questo ricatto dei caporali. E infatti, ecco, hai citato mi pare, il tema fondamentale di quella lotta, che era sì un fatto economico, era sì un fatto di disparità di trattamento tra uomini e donne, tra uomini e uomini nello stesso lavoro per qualità di coltura. Ma mi pare che lì, in nuce, ci sia stato proprio l'inizio della lotta, della battaglia per la dignità degli ultimi. I braccianti erano poi gli ultimi, erano soldati, non avevano nessun tipo di garanzia, nessun tipo di diritto. E richiedere proprio, mi pare che fosse un fatto fondamentale, una richiesta fondamentale fosse quella di eliminare il caporalato, di dare vita agli uffici di collocamento perché i braccianti potessero avere anche una dignità oltre che un salario garantito Esatto. decente. Esattamente, ma non dimentichiamo che era il 68 e quindi c'era già nel mondo giovanile, nella società e nel sindacato la rivendicazione di potere, proprio di svolta, c'erano rivendicazioni davvero di rottura, rivoluzionarie. Quella di stabilire intanto la chiamata numerica e non più nominativa dall'ufficio di collocamento e di istituire una commissione di braccianti, di lavoratori che controllasse il corretto funzionamento dell'ufficio di collocamento pubblico, perché c'erano i collocatori, anche quelli un po', diciamo così, legati al potere padronale, baronale, no? Era una rivendicazione forte dei braccianti. Dobbiamo smetterla con perdere la previdenza e sottostare alla selezione dei caporali. La Federbraccianti fu in grado e ebbe l'intelligenza di costruire questa vertenza in modo tale da ovviamente richiamare da una parte la vecchia tradizione della Camera del Lavoro, che la Camera del Lavoro era la Camera che avviava nelle origini il lavoro alle imprese. Quindi adesso c'era l'ufficio di collocamento, ma l'ufficio di collocamento non rispondeva più ai lavoratori. Quindi la istituzione delle commissioni di controllo
sulla gestione del collocamento era una rivendicazione forte. È chiaro che era una rivendicazione di potere che si scontrava frontalmente con lo spirito di conservazione e con lo spirito reazionario da una parte dei padroni, i quali avevano nei collocatori, negli intermediari il loro punto di forza, perché quello che reclutava finiva con essere l'uomo di fiducia, era l'uomo di fiducia degli agrari. Dall'altra parte c'era una resistenza forte della pubblica amministrazione, lo stesso collocatore si sentiva, come dire, sminuito, perché doveva sottostare al controllo, ma i braccianti su questo erano irremovibili, ed erano irremovibili i braccianti di Avola, che quando decidevano una posizione la tenevano fino in fondo, e la cosa sorprendente fu il coraggio delle donne. Il coraggio delle donne che andavamo a vedere, certe volte dormivano perfino dentro le serre, e quelle donne dicevano: non ne possiamo più di questi caporali che ci chiedono di tutto, perfino delle cose inconfessabili, no? Sì, inconfessabili. Che allora si usava. Esatto, perfino delle cose inconfessabili. Parli delle donne di Bucchieri. Parlo delle donne di Bucchieri, delle donne di Ferla, delle donne della parte montagnosa. Della montagna, scendevano con questi pullman, certe volte si fermavano tutta la settimana o anche più per tutto il periodo della raccolta. E la reazione di queste donne era davvero un elemento che dava coraggio e alimentava questa lotta. Senti, naturalmente è una costante che purtroppo in Italia per ottenere qualcosa ci deve scappare il morto, purtroppo allora ne scapparono due più tanti feriti, e un aspetto positivo fu che dopo ne venne fuori il famoso statuto dei diritti dei lavoratori, che ha dato tanto e tante garanzie al lavoratore. Ma oggi sono passati 45 anni, abbiamo parlato prima di caporalato, che fine ha fatto questo statuto dei diritti dei lavoratori? Il caporalato è stato sconfitto? Purtroppo no, il caporalato non è stato sconfitto e purtroppo sotto accusa e sotto attacco è da anni lo statuto dei diritti dei lavoratori, perché tutti quelli, anche provenienti dalla sinistra, provenienti dal PC, che pensano di dover rendere moderna la società, pensano che la modernizzazione della società si faccia togliendo i diritti e potere ai lavoratori. Ahimè, il caporalato non soltanto continua a esistere, ma c'è stata una sorta di, come dire, di trasformazione perfino tecnologica, perché tutta la partita della chiusura del collocamento pubblico e dell'apertura delle agenzie di collocamento, che cosa è se non la sostituzione del vecchio caporale che reclutava in piazza con il nuovo caporalato che recluta attraverso il computer. Agenzie. Il caporalato tecnologico, e questo si deve purtroppo a una legislazione italiana che fa capo anche al ministro Treu dell'epoca, quindi una cosa molto brutta da questo punto di vista per la sinistra e una sconfitta per il movimento sindacale. Dall'altra parte permane e si sviluppa il peggiore caporalato, quello che recluta ancora in maniera discriminatoria per avviare il lavoro. Quindi gli uomini di fiducia dei padroni continuano ad esserci. E continuano ad esserci e funzionano in agricoltura, continuano ad esserci anche nell'avvio dei lavoratori nel settore edile. E le garanzie sono ancora più basse, se è possibile, di quelle che c'erano una volta, le discriminazioni ancora più odiose, e i soggetti che pagano queste forme di caporalato ormai sono gli immigrati, sono i braccianti che arrivano per la raccolta sia in Sicilia, sia a Rosarno, sia quindi in Calabria, sia in Campania. E
ormai queste forme di caporalato riguardano sia gli italiani e sia i caporali immigrati, perché anche lì tra i tunisini, gli algerini, ci sono e i magrebini in generale, si selezionano gli uomini di fiducia dei padroni, quelli che diventano gli aguzzini dei lavoratori. Senti Salvatore, io ti ringrazio e speriamo di vederti presto ad Avola. Volentieri. I compagni e gli amici ti vedranno volentieri. Volentieri. Da allora devo dire che ogni volta che torno ad Avola provo un colpo molto molto forte. Beh, immagino, tu sei stato uno dei protagonisti principali di quella, quella battaglia sindacale. Passare per Chiusa di Carlo per me ogni volta è un colpo, perché sento ancora proprio i colpi dalle pistole e dei fucili. Grazie ancora. Grazie a voi e buona celebrazione. Grazie.